Primo giorno da covidata che decido di sistemarmi, restaurarmi e posso affermare ampiamente che il trucco fa miracoli. La nostra situazione attuale l'avete vista, veniamo da dei giorni di inferno dove siamo stati malissimo con febbre alta e un sacco di sintomi e tutto ciò ci ha portato a riflettere. E la prima cosa in assoluto che io ho capito è che è arrivato il momento di non saper disegnare. Stop alle perdite di tempo. Non si può più continuare, da quando saremo guariti, a perdere tempo. Abbiamo un vizio enorme che si chiama procrastinare. Rimandare a domani quello che puoi fare oggi. E è il momento di dire basta. Quindi quando uno sta bene, deve fare. Vuoi sapere cosa abbiamo voluto? Fare una passeggiata all'aperto mangiando un gelato. Una delle cose più classiche, più basic del più mondo. Più semplici. Esatto. Ma che ora mi manca tantissimo. Un bel gelato artigianale fatto da una gelateria fuori all'aperto. La mia seconda cosa si collega molto alla tua. No, anche nella mia c'è un albero, oddio. E è praticamente passare più tempo all'aperto, passare più tempo al sole e soprattutto magari fare un po' di attività fisica, visto che essere rimasti sdraiati in letto per 10 giorni non è stato effettivamente il top. Brutto il tuo disegno e lo finisco, perché uno dei miei punti era un albero all'aperto, ma qua sotto c'è una maca. No, ci sono un alio, questa è un alio, guardate quel gonnellino e i capelli lunghi, e un sound che fanno una cosa, guarda un po'. Picchinicchi! Esatto! Guarda caso si parla sempre di cibo. Terzo punto, forse una delle più grandi. Andare a fare finalmente una bella vacanza alle Isole Canarie. Ci sono già stato quando ero più piccolo. No, scusami, leggi qua. Punto anche per Lio. Punto 6, viaggio alle Canarie, by the Lioner. Quindi possiamo parlare insieme. Sì. Yeah! Negli ultimi anni abbiamo detto tante volte, andiamo in vacanza alle Canarie, fare anche una vacanza esplorativa per vedere il posto, perché forse voi non lo sapete, ma praticamente alle Canarie per tutto l'anno è praticamente come fosse primavera o inizio estate, come temperatura, non piove quasi mai, e quindi praticamente è il clima di vita ideale per l'essere umano. E quindi potrebbe essere, se uno si trova bene, eccetera, un'opportunità di avere uno stile di vita più bello. Quindi vogliamo andare in vacanza! Un po' di enjoy ci vuole, eh? Ci vuole. Collegata al tuo punto, ma c'è un altro mio punto. Tu stai invertendo gli ordini, sì, eh? Sì, apposta, per fare una cosa collegata. A Tenerife che cosa c'è? Vediamo un po' se sei esperto. Il mare, investimenti immobiliari. Cosa c'è nel mezzo? Il vulcano! Oh, visitare, ok, un vulcano o un'aurora boreale, cioè un evento naturale, ma di quelli proprio forti, grandi, bello, impetuosi. Posso venire anch'io? Se ti compatti bene. Ma sai perché l'ho messo nella lista? No. Perché vedere la natura in azione, no? Ti fa capire che tu alla fine sei piccolo, sei niente, e in parte allora anche i tuoi problemi forse rispetto a come li vivi, quell'immensità lì, sono piccoli. L'ho visto come un momento, sì, di... però caro, oh God, the power, caro Covid, però a un certo punto, cioè, sono 20, vattene che ci abbiamo da fare tutte le cose. Assumere per il nostro canale YouTube un montatore video o un grafico, ovvero qualcuno che investa il proprio tempo in cambio di soldi per permetterci di avere più tempo di fare video, visto che non devo prendere tempo a montare i video. Qui c'è un problema. Il problema si chiama Alessia, che è perfezionista, che è estremamente noiosa e che se le cose non le fanno come le vuole lei non gli vanno mai bene. Quindi l'unica persona al mondo in grado di montare i nostri video si chiama Sound, ma magari qualcuno di voi o qualcuno che voi conoscete che è un buon montatore video, sì, potrebbe trovare un lavoro. Sì, sono disposta a metterlo in prova. Il mio punto successivo, ragazzi, è una cosa che dovevo fare da molto molto tempo, e è farmi i capelli, andarmi a fare i capelli. Anzi, tanti di voi sanno come mi devo fare i capelli. Se non siete tra quelli, vuol dire che non ci seguite su Twitch, e io vi consiglio di seguirci, perché il mio colore, il mio taglio di capelli l'abbiamo deciso io e voi insieme in una live. Guardate che bello, si deve andare a fare i capelli.
prima zona rossa, poi Covid, mo basta perché mi arrivano veramente in fondo alle ciapette e praticamente tra un po' li uso come carta igienica. Mi dissocio. Dopo aver espanso lo staff, ho capito una cosa fondamentale in questi giorni, ovvero che l'ordine, la calma e la tranquillità sono cose collegate. Sistemare nuovamente il nostro ufficio, studio, postazione, eccetera, in maniera che sia il più ordinata e priva di cose possibile. Non avere il caos e il lerciume in giro per lo studio. Vai avanti. Nella mia lista ho inserito un punto che riguarda le lingue. E no, non è quella. O imparare una nuova lingua o migliorare il mio inglese. Al di fuori dell'Italia. L'italiano non si parla. Esatto. Lo sapete che io sono svedese di origine. E per me una cosa importante è finalmente poter tornarmene a casa in Svezia. Il che non vuol dire andare ad abitare lì, ma vuol dire almeno andare un mese in tranquillità nella mia campagna, viverla bene, sistemarmi un po' la mia casetta e stare rilassato, visto che è stato un 2020 e un inizio di 2021 orribile. No, proprio orrido. Sintesi, orrido. Vedetevi qua sopra in alto nelle schede un po' dei nostri video che abbiamo fatto là, capirete perché voglio tornare e perché voglio stare un po'. Ah, poi c'è sempre la postazione col computer da sfruttare. Sorpresa! No! Sì! Se tu hai come piano quello di, fai vedere, investire, io ho come piano quello di creare un piano B al nostro lavoro, nel caso in cui questo andasse male, e quindi iniziare a fare dei corsi, a una formazione su un altro lavoro, che ho già in mente ma non vi dico ancora. Non andrà male questo lavoro, prima cosa. Seconda cosa, il piano B lo abbiamo sulla lavagna, ovvero investire, e ci sono un milione di modi per investire e noi stiamo iniziando, purtroppo tardi, a investire in criptovalute e stiamo studiando. Lui ha una cosa come 4 ore al giorno studiate dedicato a questo argomento, quindi sta fissando, Poi abbiamo il piano C, che è la signorina che impara. Non lo devi dire il mio piano! E poi avremo anche un piano D che vi sveleremo più avanti. È importante con questa tosse di sottofondo diversificare le proprie entrate, fare così che lui non muoia e soprattutto che si possa vivere una vita senza pensieri. E senza pensieri per noi vuol dire anche senza stare lì a pensare: oddio, quanto ho guadagnato, quanto ho speso, ce la faccio arrivare a fine mese? Oppure se arriva il Covid e ti chiudono il negozio, cosa faccio ora? E noi abbiamo altre alternative, no? Prima parola di questo dopo Covid: serenità. Hashtag serenità, cazzo. La mummy ci faccio il tatuaggio qui, guarda, così, in mezzo alle tette. Che miseria. Siamo arrivati all'ultimo punto della lista, prima della sorpresa finale. Ed è, Eric lo sa, perché lo sto tarpassando con questa cosa, è scrivere un libro. Che non è come tutti quelli degli altri nostri friend e colleghi che è tipo: oddio, la mia autobiografia e ho 18 anni, oppure come sono diventato youtuber. No, non c'entra niente. È scrivere un libro, un romanzo, un racconto, qualcosa, sì, una storia. Sì, una storia con una trama, tra con l'altro, personaggi. Ho letto un po' lo script, è una figata. Figata. Sareste interessati, anche se non siete dei grandi lettori, a leggere questo libro? Io ho letto 3-4 libri in vita mia, ma questo lo leggerei. Ho delle idee in testa e voglio metterle su carta, quindi voglio scrivere. Come ultimo punto, una frase. Nella vita c'è chi piange e chi produce fazzoletti. Allora non la sa, non è che me la devi svenire così. No. Bellissima frase. Bellissima frase. C'è chi piange e chi produce fazzoletti. Chi l'ha detta? Non lo so. Ci lamentiamo che le cose vanno male, ci lamentiamo che l'economia non gira, ci lamentiamo che YouTube fa schifo, ci lamentiamo che va solo il trash, ci lamentiamo che Rainbow Six è buggato, ci lamentiamo. E allora, invece di lamentarsi che non serve a nulla, perché non proviamo a costruire e creare qualcosa che ci piaccia e che magari faccia lamentare gli altri e guadagnare noi? Quando venite in live su Twitch,
a seguirci e ci lamentiamo di produci fazzoletti. Scrivete questo. E come ultimo punto abbiamo lasciato un numero. Un numero che è un traguardo. Il traguardo a cui vorremmo arrivare di iscritti a fine anno. Psicologicamente ti dice sto crescendo. Esatto. Comunque. E quindi al 31 dicembre di quest'anno. Del 2021. Che numero vorresti avere? Adesso siamo circa iscritti. 355.000. Se non l'hai ancora fatto iscriviti, muoviti. Tasto sotto, campanellina, notifiche, tutte. Ha scritto 18 milioni, ma ci hai fatto? Wow! Più 100.000. Più 100.000 iscritti da adesso. Ci rimangono 9 mesi, quindi facendo un calcolo in realtà mi andrebbero anche bene 95-90.000. Beh, però questo è proprio, cioè quello proprio il top. Diciamo così, lei è stata molto più ambiziosa di me perché io sulla mia lista ho scritto 420.000. 10.000 iscritti nuovi ogni mese. Troppo. Ecco, lui si sente già male. No, raga. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Producete il nostro punto della lista. Lasciate un like. Dobbiamo accelerare, Ale, perché sento che le medicine stanno finendo il proprio effetto e sto per tornare in fase di coma. Questa Madonna che sta con 37,5 di febbre perché mi è ritornata la febbre. Questo è un uomo che praticamente sta male. Perché? Perché è un uomo, lui sta male facilmente. Ho finito le energie. Ragazzi, fatevi una vostra lista di quello che vorreste fare nel prossimo anno, ok? Anche cose semplici. Vi aiuterà veramente tanto a essere più produttivi, più attivi e più positivi. Veramente, fatevi la vostra lista. E se vi va qua sotto nei commenti, scrivetemi alcuni dei vostri punti.